Ragazzi, siamo qua con Olga, che di dov'è? Russa. Tutte le Olga sono russe, c'è questa tradizione, non so perché. Non lo so, o Irina o Olga. no, ma ci sono capitate Irina e Olga. Quante, hai sorelle? No. Fratelli? Sì. Come si chiamano? Mitya. Ah no, no. Tu hai dei fratelli, Io ho sorelle? una sorella, si chiama Olga. No, scherzo. Si chiama Greta. È russa. No, è italiana. È una rotta. Vabbè. Regali costosi due ragazze, quando farli? Ciao Greta. Tanto non li vedrà mai nei video. Regali costosi di una ragazza, quando farli? Tu sei un po' materialista. Un po' tanto. Sei molto sincera. Occhio perché qua adesso cominceranno. No, vedi? È sincera. Ragazzi, mi chiama. Apprezzate la sincerità, almeno. Ma in che senso sei materialista? Ah, mi piacciono le cose belle, di alta qualità, mi piace, non lo so, circondarmi degli oggetti carini, degli oggetti di arte, mi piacciono i vestiti belli, poi credo che anche ad uomo, cioè, piace quando la sua ragazza si presenta vestita bene, con il trucco Quanti anni bello. hai tu? Che cosa? Ah, Quanti anni hai tu? 38. Cazzo, ma è più giovane. Grazie. Cazzo, 40 anni quasi. Ok, Sì. ok. Quando è che bisogna fare regali costosi? Ti dico la mia e poi mi dici la tua. Ok. Secondo me il regalo costoso, cioè, va fatto quando. Allora, non quando voglio impressionare una ragazza. Cioè, ti faccio il regalo costoso per farti vedere che no. Cioè, faccio il regalo costoso quando il rapporto è cementificato, cioè è saldo, quando, cioè comunque è un rapporto, non quando ci siamo visti 2 o 3 volte e ti faccio la borsa, cioè no, Cosa c'è di sbagliato, scusami? cioè di sbagliato che sto facendo un qualcosa, spendo 1.000 euro per metto davanti la mia personalità, quello che può vedere prima dei soldi. Perché al terzo appuntamento fare un regalo così costoso, secondo me, è come suicidarsi. Perché se al terzo regalo le fai la borsa di Louis Vuitton da 1.200 euro, quando ti fidanzi o all'anniversario, che cosa fai? Le regali un jet privato? Sì, non hai tutti i storti, infatti. Non ho gli storti. Torti? Vai tranquilla. Ok, sì, regali costosi, io direi fateli, per favore. Sì, regali costosi a me piacciono e non so, non conosco manco una ragazza che mi dice no, non voglio che il mio ragazzo mi regala un iPhone o una Ok, però Olga, borsa. cosa pensa una ragazza di un ragazzo che al secondo appuntamento gli regala un iPhone? Cioè, anche. Cioè, secondo me non ti dà quel giusto valore, perché se tu dici al secondo appuntamento lo fai a me, quante altre l'hai fatto? Con quante altre ragazze l'hai fatto? Aspetta, mi hai fatto pensare innanzitutto dell'altra cosa, sì, che secondo appuntamento un uomo mi fa un regalo costoso. Sì, ci penso, oddio mio, cosa c'è? Magari è davvero mi trova così affascinante e vuole continuare ad uscire con me, però vabbè, accetto questo regalo, mica sono scema. Ma poi può essere un cattivo gioco dalla parte della ragazza che vuole ancora di più, di più, di più. E poi aspetta anche di più. Cioè, secondo appuntamento tu ti sei presentato con, non lo so, un braccialetto d'oro. Terzo appuntamento la ragazza aspetta, non lo so, minimo un arecchini con diamanti. Madonna, Ecco. crei delle false aspettative. Ma quando devi farli allora? Secondo te? Tu dici, vabbè, fateli perché sei materialista. Però se ci pensi bene, quando farli per tenerti la ragazza? Perché se fai una borsa al secondo appuntamento, la ragazza non la tieni. Cioè, non è un rapporto sano, secondo me. Non cresce, non nasce un rapporto sano. Non lo so, dipende poi dai casi, poi genericamente se parliamo, ma sai, questo è un discorso davvero difficile perché davvero regali costosi piacciono, anche a te può piacere un regalo Sì, costoso, certo. no? Quindi importante che se tu uomo ti senti di fare un bel regalo, ti piace così tanto la ragazza, o anche se tu la vuoi colpire semplicemente di un gesto generoso, fallo. Se parliamo della sincerità, se vuoi fare, fallo. Poi Ok, se vuoi essere intelligente, fallo lo stesso. più intelligente del normale. Aggiungi anche un mazzo di fiori. Io lo sapete che non sono proprio d'accordo per un discorso di credibilità. Va fatto secondo me quando la ragazza lo merita veramente e non perché è bella, perché sennò sembra che tu vuoi comprarla col regalo. Secondo me anche per una donna è anche brutto,
secondo me. Se io fossi una donna, al primo appuntamento viene con gli orecchini, il giorno dopo con i cosi di Bulgari, cioè, non mi fa una bella impressione, ti dico la verità, anche se sono... Me ne approfitterei. Se fossi una donna bella, me ne approfitterei. Sì, qua hai ragione. Dall'altro punto di vista, non andiamo molto d'accordo. Cioè, io dico sì, regali costosi, benvenuti. Sempre... Sì, perché no? Poi importante sì, falle con intelligenza, con sincerità, non perché hai... Con equilibrio. Con equilibrio, parola giustissima. Allora, mettiamo l'indirizzo di Olga, se volete fare un regalo le spedite a casa direttamente le cose, ok? Ragazzi, buonanotte.